permette di chiedere a Luca Sappi. Luca Sappi non c'ha l'elenco delle telefonate di Renzi. Proprio lo informano passo passo. Allora, prima ci ha detto che si era sentito al telefono con Speranza. Lo intercettano. Cos'è? Lo intercetta, Luca Sappino intercetta Renzi. No, adesso io non andrei fino a lì, però lo informano. No, però presidiamo passo il suo passo. Ufficio, diciamo. Quindi, diciamo, la prima notizia che ci aveva dato è che Renzi si era sentito con Speranza. Ci sono altre telefonate, Luca, di cui ci devi riferire? No, che mi risulti. Ci sono altri molti messaggi dal Movimento 5 Stelle, questo aspetta, sì, rivolti aspetta, a Italia no, Viva. Aspetta, no, al Movimento 5 Stelle ci arriviamo. Una crisi. Adesso a quello ci arriviamo. No, però la telefonata al Ministro Speranza, Marattin, era una telefonata di rassicurazione per dire siamo consapevoli della situazione e quindi rispetto ai DPCM non mancheranno i vostri voti, ho capito bene? Guardi, sicuramente non mancheranno i nostri voti su tutto quello che serve al Paese, a cominciare dallo scostamento. Però facciamo così, invece che delle telefonate di Renzi, parliamo ad esempio, mi citate il Ministro Speranza. Lei lo sa, vero, che ieri il Parlamento europeo ha approvato il regolamento del Recovery Fund, che è un regolamento giustamente pieno di condizionalità macroeconomiche. Noi tutti entusiasti prendiamo il Recovery Fund. Lei mi sa spiegare perché invece non prendiamo quello strumento europeo, il MES sanitario, che di condizionalità macroeconomiche non ne ha? Siccome l'effetto di questa risposta sta sul livello dei servizi sanitari per gli italiani, la velocità della campagna di vaccinazione, i presidi sanitari, eccetera, invece di parlare della telefonata di Renzi, lei mi sa, o si trovare qualcuno che mi risponda alla domanda che l'ho appena fatto, perché prendiamo 70 miliardi di prestiti condizionati, il Recovery Fund? No, no, lo so, diciamo è una domanda. Poi se vuole andiamo avanti con altre domande. È una domanda che lei mi pone in questo momento e mi hanno posto già in altre circostanze e io purtroppo non so che rispondere perché non gli piace il Movimento 5 Stelle e siccome siete una coalizione bisogna che ve ne fate una ragione. Poi, ma se voi vuole, evidentemente se vuole, proseguo, dite, se vuole, vogliamo proseguo. Delle motivazioni. No, no, aspetti, aspetti.